Claudio, insomma, sei un pochino meglio. Sei stata al Patricia stasera. Non so se mi lasciano venire. Dici che hai trovato qualcuno per aiutarci. Ok, ne parliamo stasera. Sì, anche io ti dico. Anche se questa cosa ci ha rafforzato, ci ha uniti, sì. Quando abbiamo saputo che l'unico modo per avere un figlio era una fecondazione assistita, ci è caduto proprio il mondo addosso, sai? Beh, ci credo. Sì, però adesso siamo sereni, siamo tranquilli. Anche perché abbiamo deciso che qualunque sia il risultato oggi, a prescindere dalla risposta, è l'ultimo giorno che ci proviamo. Lo so, me l'ha detto Carla prima. Guarda, è una cosa indescrivibile. Sta lì a fissare il telefono per ore, aspettando che squilli. Poi suona e non ha il coraggio di rispondere. Senti, ma invece quel discorso dell'adozione non l'avete più portato avanti? No, io lascia stare, guarda. Tra requisiti, documenti e soldi che ci vogliono, io lascia stare. Quindi, neanche se... cioè, anche se stavolta per caso... Vabbè, non lo diciamo. Non preoccuparti, so benissimo che le possibilità sono bassissime, anche perché poi c'è il rischio di una gravidanza trigemellare, portarla avanti è difficilissimo. Speriamo. Carla, tutto bene? Bene, bene. Marta stava per andare via. Vado a salutare qualche amico ma poi torno. Ma sì, vai, saranno tutti ansiosi di rivederti. Ciao, sorellina. Però mi raccomando, non aver paura. Vedrai che andrà tutto bene. A dopo. Ti accompagno. Ciao, Marta. Ciao. Pronto? Sì, dottore, sono io. Ciao Sonia. Ciao. Ciao Dani. Ciao. Arrivo subito. Pronto? Sì, mamma, sì.
Stasera dormi da nonna. Sì, io stasera tanto dormo da Tania, sì. Sì, non ti preoccupare. Va bene, ciao, ciao. Comunque devo ringraziarti per essere rimasta qui. Come facevo ad andarmene dopo una notizia del genere? Sì, sì. Speriamo. Non devi preoccuparti, dai. Andrà tutto benissimo. Anzi, sai che ti dico? Domani stesso pianto l'albero. Che cos'è questa storia dell'albero? Sì, vedi, lui ha deciso che quando nascerà nostro figlio, lui pianterà un albero nel giardino di casa. Così cresceranno insieme. È una fissazione. E io per non contraddirlo, gli dico sempre di sì. Vabbè, però è una cosa carina, dai. Sì, sì, carinissima. Certo, che è un bel guaio. Può dirla forte. Francesco ha detto che quel dottore non fa troppe domande. Prova ad andarci. Sì, non fa troppe domande, ma i soldi? Per quelli posso aiutarti io. Se stato, ho lavorato, lo sai. Qualcosa da parte ce l'ho. Se poi non è vero, se il dottore si rifiuta, se avverte i genitori, tu lo conosci come ha fatto il padre di Sole. Beh, Claudio, devi almeno provarci. Poi non mi hai detto che Sole voleva già dirlo a sua madre. In effetti. Baci, domani stesso. Ciao, ragazzi. Allora, come va? Tutto bene. Allora, io vado. Io gliel'avrei mica detto. No, assolutamente no, ma che dici? Senti. Io ho pensato che forse sarebbe meglio dirlo. Sonia, non ricominciare. E poi adesso ho anche trovato una soluzione. Cioè? C'è un dottore che segue a Borti senza fare troppe domande. Magari domani ci passiamo e vediamo quello che ci dice. Senti, Fabio, io non lo so se voglio abortare. Ma forse sei impazzita. Ma non sei stata proprio tu a dirmi che tuo padre... Sì, lo so, ma è nostro figlio, cazzo. Come puoi essere così crudele? Senti, Sonia, è stato un errore. È stato solo un errore. Lo sappiamo tutti e due, no? E poi non può essere che io debba rovinare la mia vita così. Adesso sei sconvolta, lo capisco. Ma credimi, questa è la cosa mia. Ho paura, Flavio. Sentimi, ci sono quelli. Io pianterei un melo. Beh, io non lo so. Dipende da dove lo vuoi piantare. Sì, sì, continuate pure voi due. Tanti per me ho deciso, eh. Che uomo. Continua pure tu. Io domani, dopo la clinica, vado e lo pianto. Anzi, mi farò consigliare da un giardiniere. Vuoi venire con me? E non lo so se posso. Però magari così potrei vedere la vostra nuova casa. Proprio nostra non direi. Abbiamo un mutuo che finiranno di pagare i nostri figli. Ancora non sono nati e già sono pieni di debiti.